follower di Salpicon Latino. Siamo qui insieme a Gianni e Carlo, gli organizzatori del Kizomba Fusion Festival di Roma. E vogliamo chiedere a loro che cosa ha comportato diciamo, un'organizzazione così grande di questo evento, se ha diciamo, portato a dei risultati importanti riguardo appunto la diffusione di questo ballo che è la Kizomba. Beh, abbiamo portato qui a Roma un evento internazionale di una portata veramente, veramente interessante e importante. Dovevamo farlo a Roma perché, essendo la capitale, naturalmente non poteva mancare un evento di questa importanza e questa portata. Non è stato facile, però i risultati sono eccezionali già dalla prima edizione e noi siamo strafelici di quello che succede. Diciamo che in tutte le capitali e tutte le grandi città europee ci sono eventi simili. Quindi siamo felici proprio per questo, perché finalmente anche a Roma siamo riusciti a portare questo ballo. Bene, una domanda proprio a riguardo della diffusione di questo ballo, che in questi ultimi anni appunto sta vedendo un'esplosione particolare. E pensate che organizzare festival come questi, che quindi abbracciano tutte le influenze, tutte le nuove onde creative riguardo a questo ballo, possano essere utili per cercare di mantenere lo stile o comunque di diffonderlo in maniera corretta? Allora, se dovessimo parlare di stile, si stanno già creando diverse tipologie di stili. La cosa più importante che noi crediamo è quello che voi sentite in sottofondo adesso, è tutto dipende dalla musica, quindi l'evoluzione della musica porterà sicuramente ad un'evoluzione di questo ballo. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo deciso di dare questo nome a questo congresso Fusion perché in realtà questo ballo vive di grandi fusioni e quindi il futuro non possiamo conoscerlo, perché secondo il nostro punto di vista sarà molto legato alla musica. Noi come maestri internazionali cerchiamo di rimanere legati a quella che è la tradizione senza dimenticarcela, che è estremamente importante, per cui siamo aperti ad un vasto e ampio raggio di azione, però ripeto, è la musica il nostro maestro, noi dobbiamo seguire la musica. Il futuro di questo ballo è un ballo che crescerà di numeri in maniera incredibile, perché è un ballo sociale, è un ballo di grande contatto, è un ballo dove puoi entrare in relazione con la persona con una grande facilità. Perché non ci dobbiamo dimenticare che la prima cosa che succede nella nostra vita quando nasciamo è un abbraccio, e quindi niente più di questo può avere un valore. Sacrosante parole, è così. Cioè, è un ballo, ha un futuro, perché lo vediamo lì dove sono anni che c'è, quindi più va avanti e più aumenta. Quindi in Italia poi si è visto, calcolate che a Roma, parlo proprio della capitale, fino a 2 anni fa non esisteva, Adesso ogni scuola di salsa ha il proprio istruttore di Kizomba, quindi poi logicamente anche qui bisogna avere dei discorsi sul modo di insegnarla, però insomma noi, facendo parte del gruppo Kizomba Italia, è chiaro che tendiamo alla tecnica. Bene, quindi un ballo intimo, un ballo sensuale, è la Kizomba. Siamo in questa splendida cornice del Palacavicchi, uno dei locali più importanti di Roma, e speriamo che appunto questo festival non sia l'unico e l'ultimo diciamo atto in questa capitale. Speriamo in un futuro sempre più radioso e sempre più coinvolgente. Un bacio a tutti voi amici e follower di Salpicon.